Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia nuovamente di Antonio Saffioti e del sottoscritto per la 17ª puntata di Chi ci capisce a noi due bravo. Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, quest'oggi abbiamo deciso di trattare un tema caro, almeno dovrebbe essere caro a tutti, visto che, giusto qualche giorno fa, si è tenuta la giornata mondiale, nazionale della natura. Infatti, tale giornata si è chiamata Friday for Future, cioè ovvero salviamo il mondo. Non era proprio questa la traduzione, ma era questo il senso. Si sono riunite in varie piazze, tra cui quella della capitale, molti ragazzi di giovane età, e questo ci ha dato lo spunto per riflettere su cosa. Sì, vada per le manifestazioni di piazza, sono bellissime, sono importanti, però almeno a mio avviso sarebbe necessario scoprire proprio o riscoprire la cultura della natura andando proprio nei luoghi della natura, perché cosa capita? Parliamo tantissimo di natura, di tutelare il territorio, di tutelare la natura, di riscaldamento globale, di mancanza energetica, si parla di tante cose, però poi alla fine, nei fatti, sprechiamo tantissime risorse, siamo anche dei predatori come esseri umani nei confronti delle specie più deboli, addirittura sono tante le specie animali e non che si sono estinte negli ultimi 10 anni, 20 anni, e inoltre siamo i primi a dover intervenire se vogliamo, diciamo, una natura più salubre, perché poi la patologia che viene successivamente a un disastro ambientale è quello relativo proprio alla salute. Quindi oggi con Antonio affronteremo proprio la tematica della natura in quanto nostro ambiente, nostro habitat, che purtroppo provoca malattie, ma provoca soprattutto danni irreparabili a volte al nostro ambiente, e vogliamo dare una risposta differente della giusta manifestazione di piazza. Io non metto bocca sulla manifestazione di piazza, ma ci sono magari molte altre soluzioni semplici a portata di mano che potrebbero davvero dare una risposta all'ambiente e a chi dice, perché questo si è detto proprio in piazza, noi di Liberi TV lo abbiamo documentato, che sono le multinazionali a volere il mondo inquinato, o che comunque sono le grandi ditte che preferiscono inquinare. Io adesso passo subito la parola ad Antonio, però vorrei dire una cosa banalissima. Qualche anno fa si parlava di detersivi alla spina. I detersivi alla spina sono quei detersivi che non vengono dati nella confezione di plastica, ma vengono direttamente spillati e quindi si può riempire direttamente una tanichetta di detersivo, riducendo di molto le confezioni. Il problema fondamentale, ad esempio, dell'inquinamento dovuto alla grande distribuzione sono proprio le confezioni o troppo grandi o comunque le confezioni di plastica che non si riescono a riciclare. Quindi di carne al fuoco ce n'è tantissima. Io voglio passare la parola ad Antonio per quello che ci dirà anche lui, e poi mi riservo la facoltà di intervenire più volte perché ho dati alla mano e poi ci sono anche cose locali che riguardano la Calabria e nello specifico la Mesia Terme. Ok. Allora, voi parlate soltanto di un'eterna crescita economica verde, poiché avete troppa paura di essere impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questo casino, anche quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno di emergenza. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fatto a noi bambini. La biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema, allora dobbiamo cambiare sistema. Questa frase l'ha pronunciata Greta Thunberg davanti ai potenti del mondo, lei.
nei mesi scorsi, questa frase ho voluto farla mia, succo di questa frase sia quando Greta dà degli immaturi a noi adulti, a tutti i potenti del mondo. C'è stato bisogno di una bambina perché tutti noi cominciassimo a riparlare di questi argomenti, dell'ambiente, del riscaldamento climatico, anche se il dibattito su questi temi risale già agli anni 70. Nei giorni scorsi ho avuto modo di vedere una foto in cui negli anni 70 Peppino impastato mostrava cartelli con gli stessi suoi che abbiamo visto l'altro giorno nella manifestazione mondiale di venerdì contro il riscaldamento climatico. Purtroppo, a mio avviso, malgrado tutte queste manifestazione, malgrado il tema sia tornato all'ordine del giorno per noi, non per i potenti del mondo, perché per molto tempo ancora non sarà all'ordine del giorno. Purtroppo, a mio avviso, siamo già molto in ritardo. Poi c'è un altro problema. Anche se diminuissero le emissioni nocive nel mondo, ci vorrebbero 10 anni per vederne i primi effetti. E anche questo, a mio avviso, frena tutti i discorsi contro il riscaldamento climatico sul taglio delle emissioni. Poi, finché l'America seguirà la linea Trump negando il riscaldamento globale, questo tema importantissimo che per Trump è una barzelletta, è una barzelletta. Ha ragione Capalezzi in una sua canzone che dice che alcuni pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Secondo me Trump pensa proprio questo, perché nelle sue uscite pubbliche ridicolizza questi argomenti. Quindi finché l'America non cambierà registro, e anche la Cina non cambierà registro, credo che ci sia poco da fare, perché la maggioranza delle emissioni provengono da Cina e Stati Uniti. E poi leggevo stamattina che il 15% provengono solo da Hong Kong, niente di meno, che è un paese, uno stato autonomo cinese molto piccolo, però questo ci fa riflettere molto. Poi, se andiamo a vedere la situazione italiana, nei giorni scorsi, sabato, è stato chiesto a un ministro di cui non voglio dire nemmeno il nome, perché tanto non c'è bisogno, si capisce da sé di risposta. Parlando, gli è stato chiesto: lei, ministro, ha sicuramente un'auto elettrica, cosa pensa delle auto elettriche? Questo ministro ha detto: ha appena ordinato un SUV diesel. Su questo voglio dire di avere anch'io un'auto diesel, però nel mio caso sono stato costretto
acquistare quella determinata macchina con motore diesel, perché la Fiat non fa ancora dei modelli elettrici. Io, per motivi di spazio, ero costretto ad acquistare il Dobro Fiat, che è lui, macchina al momento che si adegua alle mie Esigenze. esigenze, a quelle di altri. Di sabbia, devo dire che nessuna delle auto per noi fa è progettata per noi di sabbia, quindi dei furgoni e al motore elettrico, figurarsi quello a metano, no? Che inquinerebbe molto di meno. Io l'altro giorno riflettevo su questo. E dicevo, io pur ai miei genitori, io pur se divento miliardario, non sono libero di acquistare un'auto adatta per me, elettrico o ibrida. Se, Te la devi costruire su misura. per esempio, dovrei andare, per esempio, da Tesla in America e farmi adattare un motore Tesla su un'altra vettura, quindi capite bene che non sempre si può essere ecologisti anche volendo. Quello sì. Poi un'altra cosa su cui sto riflettendo molto in quest'ultimo periodo è sul fatto che io dopo la tracheotomia ho bisogno dei vari sondini, dei mount, che sono dei piccoli tubicini che si attaccano alla macchina della tosse, Sì. purtroppo io devo cambiarli ogni volta, questi sondini e questi, che sono tutti giustamente in silicone o plastica, perché devono essere sterili e anallergici. Però mi rendo conto che in quest'ultimo periodo io per questo motivo inquino molto di più. E vabbè, ma dai, ma questo è per la tua vita, per la tua salute, Sì, ci può stare. pure questo mi fa riflettere molto. Comunque, poi, come dice Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, noi è vero, inquinamento lo facciamo a tavola. Noi dobbiamo essere ecologisti prima di tutto a tavola, facendo non so le spese collettive, acquistando direttamente dai fruttivendoli A chilometro i zero. taggi e le verdure, sfruttare il cosiddetto chilometro zero, preferendo quello reale, perché c'è pure il biologico al chilometro zero, finto. Quindi dobbiamo essere prima di tutto noi a cambiare abitudine e ad informarci sugli ultimi ritrovati ecologici. Non lo so, poi portarsi la busta di tela come si usava una volta quando si va a fare La la spesa. spesa, fare la differenziata, ma farla bene, anche se la differenziata mi rendo conto che in alcuni comuni non si è incentivati a farla, sia dal punto di vista economico, e sia perché vediamo dei cumuli di spazzatura incredibile, quindi c'è la tendenza, soprattutto al sud, a pensare che la spazzatura, sebbene qualcuno la differenzi, poi venga mischiata,
Ti posso interrompere un secondo perché vorrei dire una cosa. Innanzitutto io porto sempre l'acqua al mio mulino dicendo che a Cleto facciamo la differenziata e la facciamo pure bene perché non ci sono cumuli per le strade. Ma qualche anno fa mi è fatto venire in mente una cosa, adesso non ricordo esattamente in quale luogo d'Italia, però un comune diede a chi poteva mantenerla una gallina. Sì, perché questo, non ricordi? Dicevano questo ed era un modo per chi non aveva la possibilità di soprattutto smaltire l'organico, quindi il cibo, diciamo i residui del cibo, facevano in modo che insomma lo davano alla gallina, la gallina mangiava questi residui e poi delle uova che venivano prodotte, un uovo si doveva dare alla scuola. E la scuola, diciamo, lo utilizzava nella mensa per i bambini. Quindi c'era comunque un circolo virtuoso molto bello e dalla piccola cosa che era la gallina data alla famiglia, si riducevano la spazzatura, l'organico che molte volte nelle spazzature... I gesti. Marcisce, possono fare grandi cose. Per esempio questo della gallina è bello, poi in un comune molto... famoso della Calabria si faceva la differenziata con gli asini. Ah, bello. Sì. Però poi pure gli dicono poi vanno a trovare il cavillo, le illegalità dove non ci sono. E quindi pure quel modello lì di differenziata è andata a perdere. Andata a mezzo, devo dire che sulla differenziata siamo ad una percentuale un po' bassina, quindi intorno al 28% mi sembra, e c'erano da parte del comune dei progetti per aumentare la differenziata a livello al 40%. E il comune di Amezia ha avuto dei finanziamenti in questo senso, però purtroppo poi intervengono altri fattori come quello dello scioglimento che hanno bloccato il tutto. Comunque adesso dovrebbe essere estesa a tutta la città, però purtroppo nella mia città c'è molta inciviltà, ma non voglio dire che ci sia solo alla mezza, perché abbiamo visto il caso di Crotone, di Roma e in passato Napoli, malgrado la differenziata sia in quasi tutti i quartieri così. Me si verrà estesa, ci sono lo stesso dei cumuli, però di rifiuti ingombranti, sì, o di rifiuti speciali, c'è pure ad Amezia la raccolta. C'è l'isola ecologica, dovrebbe esserci. C'è l'isola ecologica aperta 5-6 mesi fa. E poi c'è pure la raccolta a casa, tu basta che chiamano tutti i servizi e viene a prendere sul frigorifero, la lavatrice. Io, pochi mesi fa abbiamo cambiato la lavatrice, è venuta con tutti i servizi a costo zero a casa, si è preso tutto e l'ha portato all'isola ecologica. Beh, ci sono miei concittadini la lavatrice la buttano per strada. Io davanti casa mia purtroppo c'è ancora ci sono ancora i cassonetti, quando invece in passato era stato promesso che i cassonetti sarebbero spariti dalla città, perché al mio palazzo, dove abita tutta la mia famiglia allargata, c'è facciamo la differenziata, abbiamo i cassonetti piccoli in cui fare la differenziata, però dall'altro lato della strada ci sono
i cassonetti e tutta, e vengono persone da tutta la città a buttare lì l'indifferenziato. Cosa grave che si verifica nella mia città, i rifiuti speciali quali copertoni, carcasse di auto e rifiuti speciali, ci sono alcuni cervelloni di miei concittadini che per risparmiare vanno, chiamano il rombo di turno che va a casa loro e per pochi spiccioli si raccoglie rifiuti ingombranti e speciali. E alcune aziende lo fanno proprio scientemente, per loro scelta, si affidano al rombo di turno che giustamente si prende la spazzatura, il rifiuto ingombrante, E li brucia. e lo porta all'ingresso del campo rom. E ogni tanto ci sono i roghi, però cosa brutta che è successa da mesi, nelle ultime settimane, che durante lo scioglimento, quindi per 15 mesi, c'è stato solo un rogo appiccato nel campo rombo per bruciare i rifiuti. Non appena si è insediata l'amministrazione comunale, dato che era stato bocciato lo scioglimento. Dopo 2 giorni che il sindaco Paolo Mascaro era tornato in comune, c'è stato un enorme rogo. Io abito molto vicino al Campo Rombo, eppure all'ospedale. Devo dire che quel giorno c'è stato il vento contrario rispetto a casa mia, però il fumo è arrivato su, è arrivato nel centro storico. Devo immaginare che è arrivato nel centro storico. Fosse stato il vento in direzione opposta, sarebbe venuto tutto verso casa mia. E io per gli ovvi problemi respiratori che ho, a me basta solo sentire l'odore della benzina quando vado a fare benzina, già e comincia a farmi male la testa, Certo. comincio a non respirare bene, figurati. Se quella nube nera si fosse diretta verso casa mia, questa volta avrei rischiato veramente di andare all'ospedale. Se mi andava, poi vai all'ospedale. E l'ospedale è ancora più vicino al Campo Rombo e alla nube tossica. Direi. Ora io non voglio buttare la croce sui rombo, lungi da me dal voler fare questo. Ma la colpa principale dei miei concittadini, della mafia, io pure tendo. Nell'ultimo rogo ci ho visto un puzza di mafia pure, Tu perché dici. secondo me si voleva lanciare un messaggio alla città e al sindaco. Sì, è tornato il sindaco, ma i roghi non li facciamo diminuire perché sono cosa nostra lì. Li gestiamo noi. Poi è sempre il fatto che si approfitta di chi sta peggio, quindi in questo caso i rom, che per pochi spiccioli si prestano a fare questo inquinamento gratuito da città. Comunque la mesia è stata, mi pare, mercoledì su Striscia. Sì. La notizia, ho apprezzato molto le parole del sindaco, sebbene abbiamo idee
politica diversa, però quando un sindaco dice le cose come stanno va apprezzato. Infatti lui ha fatto lo stesso discorso che sto facendo io, perché in questo periodo di populismo è facile buttare la croce sui rom, eccetera. Però il mio sindaco l'ho apprezzato molto perché si è presa innanzitutto con i lametini e poi con i cittadini lametini rom, perché lui ha sottolineato questo, che un campo rom come quello di Lamezia, sebbene sia grande, sia molto grande, non può produrre tutta la spazzatura che c'è all'ingresso. Basti pensare che prima dello scioglimento è stata bonificata quell'area e sono stati spesi più di 35.000 euro Sì. per pulire tutto. E devo dire che era tutto pulito un anno fa, 15 mesi fa. Invece, se vai adesso, trovo la situazione peggiore di prima, e su questo vorrei concludere sulla media. Mi auguro che i governi del mondo, di tutto il nostro, incentivino le energie rinnovabili, facciano di tutto per impedire al minimo va per impedire l'utilizzo della plastica, perché ci sono molti materiali superiori alla plastica a livello ecologico e anche chimico, però alle multinazionali fa comodo utilizzare la loro tanta amata plastica, il loro tanta amato petrolio. Basti pensare pure a quello che è accaduto col proibizionismo della canapa e della marijuana, quando sappiamo bene che già 100 anni fa si ricavava dalla canapa e quindi anche dalla marijuana una plastica resistentissima. Basti pensare che anche Ford aveva cercato di fare la scocca delle auto, eppure la catena delle auto con questa sostanza, però poi furono Ford stesso e altri grandissimi industriali americani a puntare molto sul proibizionismo di questa sostanza, però scusa, della droga, sempre di coltivare la canapa, quando sappiamo tutti bene che l'Italia è il primo produttore europeo di canapa, è il secondo, terzo dal mondo, e soprattutto la Calabria e la Sicilia erano piene di canapa. Invece adesso non la si può più coltivare se non per scopi medici, oppure in alcuni casi stanno nascendo delle nuove aziende che fanno con la canapa diversi tessuti e materiali che sono ecologici al 100%. Però pure in quel caso chi detiene il potere economico detiene pure il potere di scelta nel campo ecologico, senza parlare poi di quello che avveniva in passato in Amazzonia e che si sta ripetendo con l'elezione di Bolsonaro in Brasile, con l'elezione
di Bolsonaro in Brasile sono più che raddoppiate. Le concessioni delle multinazionali di pezzi della foresta amazzonica. Quindi, in alcuni paesi, pure dove in passato si è fatto bene per l'ambiente, adesso si fanno dei passi indietro, senza poi contare i paesi che non hanno mai abbandonato il carbone, o se l'hanno abbandonato, l'hanno abbandonato per finta. Però, al di là delle colpe, delle grossissime colpe dei potenti del mondo e delle multinazionali, per fortuna molto possiamo farlo noi. Come diceva Gandhi, siamo noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Quindi noi, io prima, dovremmo cambiare delle abitudini. Come dicevo, il chilometro zero, per dire, i prodotti che utilizzano meno plastica. E poi spero in futuro che tutte le auto siano elettriche o ibride, perché quello è il futuro del mondo, perché poi ad un certo punto, per fortuna, il petrolio finirà, quindi saranno obbligati, signori, delle multinazionali, signori governanti, a cambiare registro, a cambiare strada. Come dice la nostra Greta Thunberg, che purtroppo poi in questo pazzo mondo in cui viviamo, chi si espone, come ha fatto Greta, poi riceve le critiche più becere. Capisco, per esempio, Rita Pavone, che ha detto che sembra una bambina del film dell'orrore, però lei non sapeva che la piccola Greta ha l'Asperger, che è una forma di autismo ad alta funzionalità. Vuol dire che lei ha delle enormi funzionalità mentali, e già vedendo come parla del clima, sì, si capisce che ha una cultura elevatissima su questi temi. Quindi Rita Pavone ha detto questo, ignorando la sua condizione di vita. Però è stato molto grave vedere una giornalista di cui io ignoro il nome, italiana, che ha detto: io, se incontro Greta per strada, la investo molto volentieri. E Addirittura. questa è una cosa molto molto grave, detta poi essendo a conoscenza di tutta la vita che vive Greta, no? E chi come lei ha una forma di autismo, no? O una disabilità. Però purtroppo io lo vivo pure ogni tanto sulla mia pelle. Chi si espone in questo mondo viene visto più male che bene, però per fortuna il bene è più forte del male. Ancora, per fortuna, il male non ha superato il bene, malgrado Ci provi? assistiamo a questi scempi quotidiani. E poi l'ultimo giorno è stata criticata, quando sono andata a scovare una foto in cui lei mangiava dei pancarré contenuti in una busta di plastica. Però dico io, no, l'ecologismo sì, però se tutti i pancarré sono nella busta di plastica, Infatti. e lei doveva affrontare 32 ore di viaggio in treno, perché
Valsavia, non so dove. Lei è andata in treno perché lei no, cerca di utilizzare al minimo l'aereo, perché l'aereo sappiamo bene quanto è inquinato. Quindi lei si è assorbita 30 ore di viaggio in treno, eppure vanno a trovare la foto, che è una critica, perché tu dici questo, ma poi il pancarene è da contenitore di plastica. vabbè, dai. Io spero chiunque trovare pancarene distribuiti, non in plastica, ma in. In Italia non mi risulta che ci siano altre confezioni di Bunker Rain. Poi, Greta, quando è andata a Varsavia, si è fatto 32 ore di treno e poi ha alloggiato in una tenda, mentre invece la maggior parte dei partecipanti a quella convention stavano nei grandi alberghi. Quindi io sono molto contento che Greta abbia aperto gli occhi al mondo, e spero che non ci siano tentativi da parte dei potenti di fermarla, perché secondo me un modo per fermarla sarebbe quello di dargli il premio Nobel, perché secondo me questi premi alcune volte vengono utilizzati per tappare la bocca di alcune persone. Quindi mi auguro che non gli diano il Nobel, e mi auguro che se glielo diano lei lo rifiuti, perché se lo merita. Però secondo me la sua battaglia riesce ad essere efficace se rimane così com'è, spontanea e non strumentalizzata dai potenti. Ma credo che Greta abbia fatto già in testa sua questo Ragionamento. ragionamento che ho fatto io adesso. Poi un'altra cosa che mi fa riflettere è questa: se è riuscita ad indignarsi una bambina svedese Sì. a Stoccolma, che devono fare i bambini della terra dei fuochi, le persone di Augusta, pure noi di Lamezia? Dopo te lo dico alla fine però. Sì. E con questo voglio concludere, non prima di aver fatto l'ennesima citazione conclusiva. Allora, io voglio citare la celebre frase di Baden Powell, che è stato il fondatore dello scautismo. E lui dice questa frase, che spero che molti sappiano già, che è questo: cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato. Io credo molto in questa frase, e la ripetono spesso gli ambientalisti, anche credo di recente l'ha citata più volte. Io già posso dare l'esempio della mia vita. Io mi rendo conto che lascerò un mondo peggiore di come l'ho trovato, purtroppo. E non mi riferisco soltanto, purtroppo, all'ambiente, ma anche ai diritti civili e sociali, che a noi due stanno tanto a cuore. Mi rendo conto che, come dice molto spesso mio padre, facciamo molti passi indietro, siamo come i granchi, cammino al contrario, purtroppo, in questo periodo. Speriamo di cambiare rotta, di cambiare passo, di cambiare
abitudine di rivoltare il mondo perché c'era bisogno. E con questo ti lascio la parola. Guarda, io ti ringrazio, però tu l'hai già detto, cioè, tu pensi che noi lasciamo il mondo come, non lo so, non l'abbiamo trovato, però stiamo provando a fare qualcosa di bello. Cioè, tu ci stai provando, io ci sto provando, cioè nel nostro piccolo ci proviamo, ci mettiamo la faccia, usiamo il nostro corpo, cioè facciamo di tutto, cioè non ci fermiamo. Poi speriamo che gli altri facciano, non dico tesoro, però possano prendere da noi quello che di buono abbiamo lasciato o che lasceremo. Speriamo di farlo. Sì, Io una mia amica straniera ripete sempre questa frase, sempre, sempre avanti, nemmeno un passo indietro. Io e te, e anche la mia amica Concitalle, si chiama Monica, cerca di mettere in pratica questo motto. Io mi guardo indietro solo ogni tanto per salutare. Mi guardo indietro, saluto e vado avanti perché dobbiamo andare avanti comunque. È importante andare avanti. Certo, sì. Allora, io vorrei rispondere alla tua domanda su cosa possiamo fare noi a Lamezia o cosa possiamo fare noi qua in Calabria. Adesso mi faccio una mezza non marchetta in che senso? Perché il 24, questa domenica. Liberi TV sarà presente a una escursione naturalistica molto bella organizzata dall'associazione Santi 40 Martiri di San Biase. Io innanzitutto vorrei dire che questa domenica, ieri, anzi no, ieri, domenica 17, siamo stati insieme a loro, tutti insieme, si può dire bonificare l'area, ripulire il percorso e abbiamo trovato di tutto. Se vi va, guardate il video che abbiamo realizzato come Liberi TV, dove l'associazione Santi 40 Martiri ha davvero raccolto di tutto, il frigorifero buttato in mezzo alla natura, il frigorifero, il divano, il materasso, ma questo è poco. Perché è poco, Antonio? Ascolta bene perché è poco. Sono stati rinvenuti anche, che cosa? Questa è la cosa bella, per modo di dire, nel sentiero dell'infinito. Ieri, questo lo trovate sulla pagina Facebook dell'Associazione Santi 40 Martiri, sul sentiero dell'infinito. Ieri abbiamo segnalato questo cumulo di Eternit che è stato abbandonato sulle pendici del Mancuso che oltre quindi a inquinare la natura rovina il paesaggio di questo luogo incantato. C'è questa segnalazione, ci sono le foto, se andate sulla pagina dell'Associazione Santi 40 Martiri potete vederle, comunque andranno in sovraimpressione su questo video. Inoltre è stata segnalata che cosa? Anche un'altra cosa, un articolo sempre dell'Associazione Santi 40 Martiri della bonifica del Parco Mitoio di Fesa, perché le immagini ve le faccio pure passare in sovraimpressione, sono state raccolte altre lastre di amianto bonificate dalle forze dell'ordine, insomma da chi si è premurato di bonificarle, però ancora oggi c'è chi dissemina materiale pericoloso come l'amianto e non solo in terreni naturali, non privati, quindi di demanio pubblico, e sono panorami bellissimi, inquinandoli e distruggendo quello che è l'ecosistema. E questa è la parte, diciamo, positiva e negativa, perché comunque ci sono delle associazioni come l'Associazione Santi 40 Martiri che si occupa di promuovere il In territorio. occasione per Sì. Sì, ringraziare questa associazione. no, li dobbiamo ringraziare perché sono in pochi che fanno questo. Io ringrazio pure chi magari va sulle spiagge prima della stagione estiva e gratuitamente si munisce di sacco e raccoglie la spazzatura, l'immondizia, che non è quella lasciata dalla mareggiata, ma è quella lasciata dalle persone che vanno là, magari fanno la festicciola sulla spiaggia e poi lasciano tutto. Però in questo caso l'associazione Santi 40 Martiri, con la diciamo scusa di fare il percorso naturalistico domenica 24, ha deciso di bonificare quella parte di area, ma ci sarebbe molto da fare, perché se ognuno di noi veramente si mettesse un sacchettino dietro e iniziasse a camminare, troverebbe tanta spazzatura anche agli angoli di strada da dover raccogliere. Quindi un plauso sicuramente va all'Associazione Santi 40 Martiri. Cosa possiamo fare? Io l'ho detto all'inizio, è bellissima la manifestazione in piazza,
tanto di cappello. È bello anche quello che hai detto tu dei bambini, dei ragazzi che sono intervenuti, perché il futuro è dei giovani, lo diciamo sempre, ma a questi giovani dobbiamo far conoscere la natura. Come fare conoscere la natura, a parte consigliare loro di diciamo non inquinare, quindi fare a scuola magari un po' di insegnamento all'ecologia, invitandoli a camminare nei boschi, invitandoli a camminare nella campagna, invitandoli a camminare sulle spiagge. Quello che faremo il 24 marzo, domenica, cioè domani, perché questa puntata va in onda di sabato 23, quindi domani noi cammineremo nei boschi. Quindi cosa si può fare? Ci sono tante associazioni che si occupano di territorio, ci sono in Calabria e ci sono anche in tutta Italia. Andate nelle associazioni fatte da volontari, come l'associazione Santi 40 Martiri, è un esempio, perché organizzano escursioni naturalistiche, vi portano in mezzo alla natura, vi raccontano della natura, del territorio, vi parlano dei luoghi, perché noi non conosciamo i nostri luoghi, non conosciamo casa nostra, e per preservare un luogo bisogna conoscerlo. Quindi se noi conosciamo un luogo e ci camminiamo, non abbiamo voglia di vederlo pulito, non abbiamo voglia di camminare in mezzo alla natura, di portarci i nostri amici, di andarci anche a fare una scampagnata e a mangiarci magari in quel luogo, però poi dobbiamo portarci dietro il sacchettino e riporre nel sacchettino tutto quello che è, non lo so, i residui della nostra festicciola, del nostro pranzo. Quindi il mio consiglio è questo. Se venite in giro con noi nelle escursioni che faremo, perché ne faremo altre, ricordatevi che potete difendere la natura solo ed esclusivamente camminandoci in mezzo alla natura, conoscendola la natura. Non potete pretendere che andare in piazza un giorno soltanto cambi le cose. Le cose vanno cambiate quotidianamente, con piccoli passi. E i piccoli gesti quali sono? Il famoso, la cosa che dicevi tu di Gandhi, dobbiamo essere il cambiamento che vuole per cambiare il mondo, però i cambiamenti sono anche piccoli cambiamenti, certo. Dobbiamo fare dei piccoli cambiamenti, certo. Cioè, andate per esempio, non so, nel vostro paesino, iniziate a conoscere le piccole associazioni che si occupano di promozione del territorio. Ci sono anche le Proloco, ma ci sono delle associazioni di trekking, ci sono delle associazioni che camminano, ci sono tante associazioni che sono pronte ad accogliervi e sono pronte a farvi scoprire il territorio bellissimo, immenso che c'è intorno a voi. Solo così potrete preservare la natura e conoscere la natura che vi circonda. È rivolto ai bambini, è rivolto ai ragazzi, è rivolto agli adulti, è rivolto agli anziani. Camminare in mezzo alla natura vi salverà l'anima, prima di tutto, e su soprattutto questo, vi farà conoscere, o no? Sì, su questo volevo dare un po' di speranza. Allora, io intorno a 6-7 anni fa ho iniziato a sentire parlare nel territorio di Lamezia del trekking e del camminare in mezzo alla natura. Devo dire che erano pochi coloro che praticavano questa attività fisica e sportiva. Si poteva contare sulle dita di una mano, però per fortuna sono nate sempre in quegli anni le prime associazioni di camminatori, per così dire, perché a me non mi piaceva gli inglesismi, quindi camminatori. Poi alla mese abbiamo la fortuna di avere Francesco Bevilacqua, che è uno scrittore che si è occupato molto in passato e anche adesso di parlare del cammino nelle sue opere letterarie. E devo dire che lui e pochi altri facevano questa attività. Però poi con mio sommo piacere ho visto, attraverso i social, che si moltiplicavano le associazioni del genere e che aumentavano le persone che passano le loro domeniche a camminare tra la natura. Ho visto che la cosa ha preso piede pure tra la mia cerchia di amicizia pure. Io purtroppo non posso
fare questa attività. Per il momento. Per il momento dovremmo trovare le giuste attrezzature per farlo. Comunque, in altre zone d'Italia che ha una disabilità come la mia fa questa attività, però a me già vedere video su YouTube, storie su Instagram, foto su Facebook, così. Miei amici o altre persone che fanno queste attività mi riempiono la giornata in alcuni casi. Ci sono molti miei amici che hanno fatto già in passato il percorso di cui tu parlavi prima, e io già vedendo le foto sono stato in escursione con loro. Quindi invito pure io e la metina, non so, a partecipare a queste bellissime attività. E infine volevo citare pure le attività dell'associazione Costa Nostra di Coringa, che ogni anno pulisce la spiaggia. Penso che inizieranno, che hanno già iniziato. Alcune domeniche fa a fare attività di pulizia delle spiagge. Io frequento molto l'associazione, conosco molti di loro e le nuove attività che fanno anche loro nel territorio di Kulilinga. Poi loro, anche loro, ogni tanto organizzano qualche camminate, anche qualche evento diverso dalla semplice pulizia delle spiagge, ma già quelle una volta in mano, che non so come abbiano il coraggio di riproporre ogni anno, perché vedere quello che faccio sulle spiagge altre persone non deve essere una cosa No. facile da affrontare. Con questo penso che abbiamo detto tutto, cioè. Io direi proprio di sì. Guarda, io non aggiungo altro se non faccio questo invito, ma semplicemente a vedere quello che faremo il 24. Quindi diciamo che i posti sono ormai chiusi perché non c'è la possibilità più di venire all'escursione del 24, in quanto abbiamo raggiunto la capienza massima dei posti. Però, siccome è un inizio, o meglio, un inizio per l'associazione Santi 40 Martiri, è una cosa consueta. Però io dico questo: io propongo come soluzione al problema della natura e anche alla questione del turismo, io propongo ai lamentini, ai calabresi, di scoprire il turismo che lo circonda, scoprire la natura, scusate, che lo circonda. E tu ci sarai il 24, perché noi faremo sicuramente la diretta streaming, oltre, vabbè, interviste e video vari. Quindi Antonio viaggerà con noi e camminerà con noi comunque. Poi speriamo che, chissà, la nuova tecnologia ti permetta di camminare nei luoghi magari più impervi adesso per te, ma belli per chi può Sì. farlo. Chi lo sa, chi lo sa. Non mettiamo limiti a nulla, niente è impossibile. Noi C'è. siamo, noi siamo, noi siamo quelli dell'impossibile. Olimits. Oh no. Olimits, come No io lo limits, no limits, no limits. Noi siamo no limits. vedo. Quindi io, Riccardo Cristiano, Antonio Saffioti, vi ringraziano per il tempo che ci avete dedicato nell'ascoltarci. Questa puntata sulla natura per il momento finisce qui. Vi invitiamo a camminare, noi proseguiamo il nostro percorso quotidiano, voi continuate a camminare perché camminare soprattutto riattiva la vostra mente e la vostra anima. Grazie a tutti e alla prossima! Ciao!